Innanzitutto, benvenuti a tutti di nuovo su Spazi Attorcigliati. Questo video esce un po' a sorpresa perché non avevo avvisato nessuno, ok? E diamo il benvenuto a Michele Boldrin, che ci fa la gentilezza di essere ospite qui sul mio canale per una bella chiacchierata. Ciao, piacere, abbiamo una conoscenza di 1 minuto fa, quindi Sì, ascolta, dimmi. ci siamo letteralmente appena conosciuti. Io ho scritto al professore, lo seguo, molti di voi lo conosceranno. Al di là della carriera accademica significativa, potete farvi le vostre ricerche su Google Scholar e scoprirete un sacco di cose interessanti sulla crescita economica, a un certo punto anche sulla teoria del caos, se non sbaglio, anche se. A un certo punto è stata la cosa a cui ho dedicato più attenzione nel suo tempo, poi ho deciso che Il, no, in una che non live recente funziona, cioè che non menzionò funziona, che non serve. il. Beh, anche qui sarebbe un interessante dibattito. Non ha nulla a che fare con quello che faccio io, quindi sono assolutamente super partes. Io faccio gravità e quindi non c'è problema. E al di là di Una tutta delle la. ultime volte che ho guardato mi spiegavano che nell'n-body problem le soluzioni caotiche abbondano. Sì, ma nella gravità che faccio io siamo ben lontani dal parlare di n-body problem, perché io cerco di lavorare alla gravità quantistica, quella microscopica, ok? Ah, Quindi, tutta insomma, un'altra parrocchia. è un'altra parrocchia, un'altra parrocchia. Ci penseranno tra 200 o 300 anni a quelle cose lì. Quindi, quello che volevo dirvi, ragazzi, crononauti, io chiamo crononauti i miei spettatori, no? Viaggiatori nel tempo, Ah, sì. perché. Addirittura, mamma mia. Perché parliamo di spazio-tempo qui di solito, quindi Aie, e cerchiamo di. robe difficili, se passo dalle stalle alle stelle. Non lo so, robe simpatiche, divertenti e le uniche che so fare, soprattutto. Quindi. Allora, quello che vi dicevo è che molti di voi conosceranno già il professor Boldrin per il suo lavoro di divulgazione qui su YouTube. La possiamo chiamare divulgazione, so che è una parola che si porta dietro un sacco di significati. E non so quanto sia divulgazione, però insomma. Beh, quella che faccio io sicuramente non lo è, ok? Quella che faccio io sicuramente non lo è. Quindi non lo so come si voglia chiamare, ognuno ha diritto a chiamarsi come vuole, no? Quindi le parole sono Sì, libere. certo. Sia sul suo canale personale che sul canale di Liberi Oltre le Illusioni. Se non li conoscete, andate a seguirli, vi lascio tutti i link in descrizione. Sono stati un ottimo strumento per me. Per imparare qualcosina di economia e riuscire un pochino a muovermi tra gli articoli, perché ce l'ha detto un sacco di volte, se uno prova a capire qualcosa di economia seguendo la stampa mainstream del nostro paese fa fatica, vero? Non finisce bene, no? Devo ammettere che no. E non voglio aprire la parentesi, no, le farei una Preferirei battuta fosse su. altrimenti, ma invece è così. Sì, non servirebbe lei, no, non servirebbe il suo lavoro se fosse Potrei altrimenti. dedicarmi, sai, è tutta una questione di livelli, non c'è limite, quindi potrei dedicarmi forse a cose più interessanti. Per carità, non è che devo, non è che mi obbligano, è anche un po' una scelta mia, cioè un misto, dai, dai. Solite cose, però devo dire sì che magari se il dibattito a cui mi piace partecipare avesse, come dire, un livello leggermente più alto di partenza, sarebbe forse un dibattito più utile. Sarebbe più interessante, vero? Invece che ripetere sempre Economics 101, No. Ad ogni modo, io ho scelto di invitare il professor Boldrin perché voglio imparare delle cose, ok? Quindi stasera mi troverò magari a fare l'avvocato del diavolo, ok? Ma parleremo di cose che tendenzialmente io non conosco, quindi aspetti di quello che faccio che io non conosco. E a proposito di cui voglio imparare qualcosa. Parliamo di sostenibilità economica della ricerca teorica. Questa è la Cioè, se domanda si che volevo. riescono a prendere soldi facendo teoria? Beh, Sì, sì, io ne sono un esempio, io ne sono un esempio perfetto. guardi, io faccio fisica Migliorato le mie teorica. condizioni di vita sostanzialmente. Facciamo diamo un po' di contesto a chi ci ascolta, in modo da, no, perché io più teorico di me non c'è nessuno, no, io lavoro in n dimensioni, quindi non ho. Ah, vedi allora che andava bene, dai. Ha capito. Siamo inizio Novecento, ci sono delle persone
famosissime, Schrödinger, Bohr, tutta questa gente qui, che parlano di una cosa che si chiama meccanica quantistica. Io adesso faccio un po' un'introduzione, poi le lascerò ovviamente tutto lo spazio. Io tendo a eclissarmi con gli ospiti, perché poi, soprattutto quando parlano di cose che non conoscono, mi sembra saggio. Siamo inizio Novecento, Bohr, Schrödinger, un sacco di gente interessante, sviluppa una cosa che si chiama meccanica quantistica. La meccanica quantistica serviva, tra virgolette, aveva l'obiettivo di risolvere una serie di problemi teorici, lo spettro di emissione dell'idrogeno, il problema del corpo nero, un'altra serie di cose, ma sostanzialmente veniva studiata da dei fisici teorici, perché questi fisici teorici amavano studiare la meccanica quantistica, ok? Nel tempo poi, perché questo no, è il punto, nel tempo poi le persone hanno trovato dei modi per applicare tecnicamente la meccanica quantistica, ok? Parliamo di transistor, parliamo di laser, parliamo di risonanza magnetica, parliamo di un pezzo considerevole del nostro mondo, no? Tutti gli aggeggi su cui ci state guardando, senza meccanica quantistica non funzionerebbe. Non ci sarebbero. No, e su questo siamo d'accordo. Quindi un bel pezzo di PIL mondiale, adesso no, sarebbe diverso se adesso non mi lancio in... Però sì, sì. La meccanica quantistica è una roba che... Ciò detto, credo che nessuno, forse l'oracolo di Delfi, ma nessuno sarebbe stato in grado di immaginarsi i computer... Ok, poi vabbè, la macchina di Babbage e tutte queste cose qui, ma quantomeno l'applicazione della meccanica quantistica ai computer, alla tecnologia, mentre la meccanica quantistica veniva sviluppata. Ok, quindi il ragionamento che un totale ignorante in materia economica, ok, fa, e questo sono io, mi prenda come la casalinga di Voghera, ok? Sono Beh, proprio... Casalinga di Voghera, cioè si libereranno continuamente nel... il ragionamento che... fuori questa qua a suo tempo com'è? La da casalinga di Voghera sta continuo di meaning delle povere casalinghe di Voghera che non lo so, là. Non lo so, però è una cosa, no? È diventato un... poi geograficamente in realtà noi abbiamo origini abbastanza comuni, io sono friulano, lei è veneto, quindi alzo le mani, siamo il sangue vieni? Quello da dove spunti? Io da una cittadina che si chiama Palmanova, 5.000 abitanti. Ah, da Palmanova. Ha capito. È una fortezza vostra, quindi... Sì, conosco molto bene. Anche perché ho fatto il militare ad Attimis. Bon, dai, arriviamo al punto, vabbè. Arriviamo al punto. La ricerca teorica. Cos'è che non ho capito l'aspetto economico che hai in mente? Qual è l'aspetto economico che ho in mente? La domanda che ho per lei è la seguente. I finanziamenti alla ricerca teorica, ok? La ricerca teorica che nelle sue prime fasi, ok, o mentre viene sviluppata, non mostra possibilità di ritorno economico, ok? Come la meccanica quantistica, che poi ci ha dato i transistor. Okay. Va bene, vieni al punto. Deve essere finanziata dal pubblico per forza? O c'è un modo per far entrare il privato e farci avere un po' più di soldini? Ok, è sostenibile finanziarla solo col pubblico? Qual è il modello economico vincente per finanziare la ricerca teorica? Non è una questione economica, francamente. Cioè, uno può ragionarci, ma mi sembra plateale che la risposta empirica, storica, è chiara, no? La ricerca più astratta è meno, è ovvio, più una scommessa, più un'attività a altissimo rischio. Sì. No? Quindi in via di principio tu puoi finanziarla con investimenti privati, se trovi investitori disposti a sopportare quel rischio e con un orizzonte temporale tipicamente molto lungo. Questo, quindi, dal punto di vista astratto, dal punto di vista generale, matematico, no? È la ricerca teorica in ogni campo, è perfettamente analoga a un investimento di lungo raggio, di lunghissimo raggio, con un rendimento potenzialmente elevato, no? Se ti va bene, spreco totale se prendi la strada sbagliata, e quindi altissimo rischio. Fine. Metti su un laboratorio di super teorici, tu gli dici: pensate, fate quello che volete, siete tutti intelligentissimi, quindi io vi lascio la più totale libertà, lo finanzi con emissione di azioni, con un venture capitalist paziente abbastanza,
questo si siede là, questi lavorano e se hanno gli incentivi giusti, dopo 30 anni, di punto in bianco, tu fai Microsoft o quello che vuoi tu, Apple. Perché questo è il punto, no? Questa è la domanda... Ma questo è piuttosto banale, no? Nastrato. La storia ci dice che si consa, nel senso che per ragioni puramente empiriche, poi bisogna metterci dei parametri in questo modello. Se il problema vero è facile fare teoria, è più difficile fare dei modelli, specialmente nelle scienze sociali. Cioè, voi avete una grande fortuna, perché quello che Planck ha detto che aveva abbandonato l'economia, no, era una persona seria, ho apprezzato molto quell'osservazione, è una delle cose per cui mi fa, io scrivo poco, cerco di pensare di più e sono anche molto critico. L'economia, le scienze sociali sono un tema, sono difficili, molto difficili. C'erano alcune cose facili da capire, sul comportamento umano, il fatto che gli uomini spendono incentivi, che hanno un grado di razionalità, quindi hanno comportamenti strategici, eccetera, eccetera. E cioè i vantaggi comparati sono una gran bella idea, una gran bella intuizione. Non era ovvio, infatti è tuttora non ovvio a molte persone. Poi, quando si tratta di costruire, passare dalle teorie astratte ai modelli, occorre parametrizzarli, per parametrizzarli bisogna misurare, la misurazione è estremamente imprecisa, gli esseri umani, le società nei laboratori non li puoi mettere, non gli puoi fare gli esperimenti, non puoi aggiungere, togliere Pinochet, fare un mercato, non puoi fare queste cose, quindi diventa tutto molto vago, quindi a quel punto c'è la storia. Per cui io concepisco molto la ricerca economica come un tentativo coraggioso di formalizzare, di dare un minimo di ordine formale agli eventi storici. E la storia ci dice che molto probabilmente i parametri nel mondo reale sono tali che quella cosa non succede. Okay. Cioè che nessuno ha il grado di propensione al rischio, o pochissime persone hanno il grado di propensione al rischio, la pazienza, l'orizzonte temporale tale che avrebbero potuto sedersi, no, nel 1600, investire in Galileo e dirgli, fatti i cannocchiali, fai un po' quel che vuoi, noi ti paghiamo una bella vita, tu vedi quello che riesci a fare. No? C'è voluto Cosimo de' Medici, poi prima la Repubblica di Venezia, l'Università di Padova, cioè, e poi si è messo in mezzo anche il Papa a rompere le scatole e creargli dei problemi. E questo sembra avvenire uniformemente nella storia della scienza. Più astratta è, più di base è, meno vedi la propensione degli agenti privati a investire e quindi punto. Ora, è possibile che i mercati finanziari hanno questa capacità di vedere rendimenti, di vedere benefici, di essere anche pazienti e aspettare? È cresciuta nel tempo. È possibile prendere lunghissime commesse? Sì, ma guarda, Tesla per esempio, no? Sì. Cosa attorno a Tesla, come si chiama lui, adesso non mi ricordo più. Musk. Elon Musk è chiaramente un personaggio visionario, adesso già il bene del male, del fatto che possa sembrare antipatico, che delle volte... O sconsiderato, un visionario, no? Capace di convincere investitori a resistere, a perdere soldi per anni, anche per decenni, perché ha questa cosa dei razzi, no? Dei satelliti, ce l'ha fatta. Quello non era ricerca di base, però quello già ti dà la misura, capisci? Quella cosa lì che non era ricerca di base, non lo era. Neanche no, è applicazione tecnica. Era molto applicazione tecnica, ma non di ricerca di base, ricerca estremamente applicata. Alla fine lui ha utilizzato tecnologie esistenti, ci ha lavorato per... In modo furbo, economicamente. Per migliorare, sì, ma ci ha messo molto. Sì, sì. Per break even. Pensi a Amazon, lo stesso, no? Ecco, queste grandi cose che sono delle grandi innovazioni, già queste ti dicono, wow, a 15 anni. Certo. È un orizzonte che comincia a essere molto lungo. Quindi io direi, dal punto di vista teorico la risposta è sì. Dal punto di vista pratico direi che viviamo in un mondo nel quale senza qualche forma di sussidio pubblico, e poi si può discutere qual è la maniera appropriata di fare il sussidio pubblico, la ricerca molto astratta, molto di base, non si farebbe. Come vedi c'è poca economia in tutto questo, c'è un po' di riflessione storica, è obiettivamente così, e avrei grandi perplessità
a pensare agli anni 10, 20 e 30, no? Nord Europa, qualche illuminato banchiere che dice va a Copenaghen, dice ragazzi, no. Anche perché stava succedendo dell'altro in Europa, no? Sì, C'erano adesso altre. lasciamo stare anche le circostanze, ma astraiamo dalle circostanze politiche, poi ti mettiamo in mezzo anche quello e tutto diventa più complicato, ma No, perché immaginiamoci. a volte le circostanze politiche e storiche sono favorevoli. Se io ho una rivoluzione industriale da fare, certo che la Ma non è gente. vero, la rivoluzione industriale non c'entra niente con la ricerca teorica, cioè nessuna No, lo ricerca so, teorica. però penso alla termodinamica, no? La termodinamica, se io voglio. No, la termodinamica mi dà una prospettiva di applicazione semplice. Se sono in un certo momento, in un certo contesto storico, la termodinamica la posso. No. Ma non mi sembra che nessuno abbia investito nella No, ricerca ok. termodinamica di base perché volevano fare pentole a pressione. Sì, pensavo alla distanza, sa, no? La ricerca di base che è sempre più lontana dall'investimento, no? La ricerca di base, per definizione, è diventata sempre più astratta, in un certo senso, ma anche bene. Come le dicevo, lavoro in n dimensioni, no? Quindi. Costantemente, quindi. E quindi lei ha sollevato un punto. Quindi lei, come vede, io cerco di ascoltare e farle delle domande, magari tirare fuori qualcosa. Mi ha detto che potremmo discutere di quale sia il metodo più adeguato per sovvenzionare con fondi pubblici la ricerca di base. Ok. Ha detto che Certo, potremmo. perché non è ovvio, abbiamo vari metodi, non è ovvio, si possono dare premi per un lungo periodo, no? Una delle maniere in cui gli stati hanno cominciato, perché vedi, di fatto la ricerca di base era sovvenzionata dagli stati, ma in una forma molto. Pensa come per esempio Galileo venne finanziato dai medici. Era il tutore del figlio, poi appunto il figlio diventa all'improvviso lui Granduca, ah, il padre muore presto e così via, no? Ma anche Kant, anche Leibniz, cioè tipicamente fino a un certo periodo, fino di fatto quando le condizioni economiche non ci hanno reso leggermente più ricchi e si è venuta affermando un po' dappertutto una grossa borghesia cittadina. Lo scienziato, il filosofo, quello che faceva ricerca di base, era al soldo di qualche principe, di qualche Sì, nobile, forme di mecenatismo, collaterale. forme di Cioè, mecenatismo. mecenatismo, era chiarissimo lo scambio, no? Tu mi dai lustro, questo valeva per i musicisti, mi scrivi la musica per me, mi insegna a suonare, io poi ti pago e questo ti permette di comporre, di creare. Insomma, per chi ci segue, questa è la storia, mi permetta l'inciso, del teorema di dell'Hôpital, il teorema di che tutti studiano in analisi 1, questo teorema di dell'Hôpital non è di dell'Hôpital. Dell'Hôpital fu un mecenate, ok? Il teorema fu di un matematico, no? Adesso, caspita il nome, la storia poi, è terrificante che io non mi ricordi il nome del vero scopritore Intanto, del cioè, guarda, io teorema non di mi ricordo più i nomi, sempre ho avuto problemi con i nomi. E siccome ho imparato che una delle cose che ho sempre adorato di Google da quando è uscito è che tanto non serve che me lo ricordi, se No, proprio mi serve, certo. cerco. Però mi ricordo dell'Hôpital. Che ha pagato finanziando la materia e ci ha messo il nome, no? Quindi questa è la Adesso parte te lo terribile. dirò io finché ne parliamo. Allora, poi con la Ah, Bernoulli. Bernoulli, sì, Ah, grazie, grazie. cioè, non era un signor, Uno non dei, era un uno signor dei. Bernoulli, cioè Joan Bernoulli. Beh. Poi anche lì. Gli scambi di. No, poi c'è tutta una storia con i Bernoulli che è interessante. Ho avuto questo. I Bernoulli erano dei personaggi molto interessanti, sì. Torniamo Ma allora, per tornare al punto, poi ci sono a noi. stati i premi, a un certo punto, ci sono stati i premi, no? Per un lungo periodo. Compreso, ed era una competizione fra stati, no? Compreso che c'era qualcosa da guadagnarsi all'invenzione scientifica, molti sovrani, in particolare gli inglesi, molto, e poi learning societies, eccetera, stabilirono dei premi. Alla fine, sai, i brevetti così sono nati. Il brevetto è nato come una forma di premio. Se tu porti nel paese una tecnologia che il paese non ha, maniera di fare cose che il paese non ha, un prodotto che il paese non ha, io ti premio con un monopolio su quel prodotto per N anni. Così nasce il brevetto moderno, così nasce. Se non sbaglio, anche quello, il primo
credo che la prima brevetto o patente, a me viene sempre patente. sì, la lettera, anche perché la lettera patente era da lì che viene l'espressione. In Italia è la Repubblica di Venezia, credo che lo dia a Aldo Manuzio, dandogli l'esclusiva per la stampa della Bibbia, in cambio del fatto che appunto lui porta le sue tecniche tipografiche nella Repubblica. Quindi ecco, quello è un metodo, no? I premi ci sono ancora, adesso lo facciamo con i grants, che sono a loro volta dei premi, solo che non lo diamo sul risultato, ma lo diamo sulla promessa, poi in realtà non è vero, perché la promessa, certo, per carità, a volte si finanziano i giovani, però se non hai risultati precedenti, è un po' duretta, no? È dura. Una forma di... e poi con tutto quello che comporta, come tutte le forme burocratiche, con free entry limitata, si creano burocrazie, si creano camarille, si creano gruppi di interesse, molto probabilmente bisognerebbe rifare l'NSF, rifare l'NIH, se parlo delle cose statunitensi, però direi che c'è una grande varietà, no, di sistemi. Alcuni io li trovo più dannosi di altri, per esempio io non sono notoriamente, siccome sono molto convinto che il sistema dei brevetti non ideologicamente, ma sì, infatti, sia dannoso, sia praticamente dannoso l'industria farmaceutica, trovo una pessima idea che qui negli Stati Uniti si finanzi la ricerca di base nelle università e si permetta poi, dopo aver finanziato la ricerca di base, che si faccia lo spin-off con i brevetti, si faccia l'impresa che si prende i brevetti, diventa monopolista e si appropria dei profitti. Quindi allunga l'opposto, anche perché nella farmaceutica ormai è palese che la ricerca di base è profittabile, è profitable, scusami, e quindi preferirei di gran lunga che usassimo i soldi pubblici per invece finanziare l'unica parte che è un bene pubblico, e cioè i clinical trials, specialmente stage 2 and 3, perché è lì che vedi se la sta medicina fa bene o non fa bene, se serve a qualcosa o non serve a qualcosa, o si ammazza e basta, no? Quello è il bene pubblico, la pure information, trovare il compound, la molecola, le sue varianti, l'absorption time, tutte queste cose qua, è abbastanza platealmente un bene privato, e infatti secondo me Pfizer se lo finanzierebbe tranquillamente, se non fosse che abbiamo un sistema per cui glielo finanziamo noi, e loro contenti dicono, quindi, se me li volete dare, datemeli. Mi permetto di elaborare, nel senso, mi fermo un attimo su questa cosa perché mi colpisce biograficamente, nel senso che io da 21 anni vivo di insulina sintetica e quindi mi rapporto con i farma, no? Partecipo a trial e cose del genere. Quello che lei sta dicendo è che è così evidente che, anche per chiarirlo per chi ci ascolta, per vedere se ho capito, è così evidente che la ricerca di base in campo biologico, biotecnologico, eccetera, 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 chimico, sia profittevole, che non servirebbe idealmente investire dei fondi pubblici in quelle cose lì, perché comunque lo farebbero le farma, che poi oggi prendono la ricerca di base, fanno il passo successivo e brevettano le molecole? Questo è quello che mi sta dicendo. Beh, direi proprio di sì. Cioè, sto dicendo che, cioè, io ti ho descritto dei fatti, eh. Cioè, certo, quelli sono. No, ma mi sembra anche ragionevole, no, tendo a essere. E francamente, scusami. No, prego. Francamente mi sembra che tutta l'evidenza suggerisca che infatti il tasso di rendimento interno all'industria farmaceutica, gli stipendi che si pagano, eccetera, hanno reso questa cosa estremamente profittevole. Sai, un meccanismo, ecco, qui sì serve l'economia, serve cercare di capire che questo grande grasso da monopolio che abbiamo creato è una delle ragioni per cui poi i salari, gli stipendi, i redditi di chi lavora nel settore chimico, farmaceutico e medico, specialmente in paesi come gli Stati Uniti, dove questo potere di monopolio è completamente disponibile e esercitato. In paesi come l'Italia, o tu sei in Germania, se non sbaglio. No? Adesso sono tornato, insomma, lavori a questo potere di monopolio più limitato, perché i prezzi dei farmaci, per esempio, sono controllati. Certo. Sono gestiti dalla, insomma,
sono interamente tutti i prezzi controllati dallo Stato, e essendoci un grosso servizio sanitario pubblico che funziona monopsonista sul mercato medico, questo calmiera a volte in maniera eccessiva, come nel caso italiano, facendo poi fuggire i medici, perché c'è un equilibrio anche lì, però senz'altro calmiera la profittabilità, per cui infatti poi arrivi a questi estremi, per cui il medico di ottima qualità italiano, se sta dentro a quelle professioni che non fanno la chirurgia estetica o la clinica privata, fa lo psichiatra, per dire, o il cardiochirurgo all'ospedale, al top della carriera arriva a 180-200. Qua il ragazzino che esce dall'America School di WashU, che è una top medical school nel mondo, se non parte da 400.000 non è contento. Il collega senior fa 1 milione tranquillamente. Quindi, vabbè. Sì. E a un certo punto il delta è sufficiente da qualche a far parte, decidere, no? E la bella cosa è che entrambi questi prezzi sono distorti, perché sono frutto da un lato di un enorme potere monopolistico dell'American Medical Association e dalla Patent Protection, che gli crea un monopolio gigantesco, dall'altro sono invece il frutto di un intervento monopsonista sul mercato del lavoro medico da parte dello Stato, che controlla sia l'offerta attraverso l'università che la domanda e le missioni, la domanda attraverso il servizio sanitario pubblico. Insomma, però dai, da qui finiamo su una cosa complicatissima, che questa è una cosa su cui perdiamo la testa da 50 anni, creare competizione vera, nel senso di concorrenza vera, in servizi come quello sanitario è veramente molto difficile, perché i problemi di formazione asimmetrica sono drammatici. Insomma, non è come far camice. Non è come far camice. E quindi è complicato. Però insomma, non c'è dubbio, che nel settore farmaceutico, per tornare a bomba, sia ormai di nuovo as a matter of fact, non as a matter of ideology or theory, as a matter of fact, chiaro che la ricerca di base farmaceutica, le aziende farmaceutiche se la finanzierebbero tranquillamente, perché hanno capito dove andare, dove è molto redditizio, e che quindi da quel punto di vista possiamo vivere senza NIH o con una NIH. NIH è la National Institute of Health, per chi non è abituato, che è probabilmente il più grande finanziatore della medicina mondiale. Okay. È obiettivamente vero che se tu confronti la quantità di risorse messe dal governo federale americano nella ricerca medico-sanitaria con quella di tutti gli altri paesi, gli Stati Uniti fanno parte del leone. E nella misura in cui le scoperte sanitarie e farmaceutiche si diffondono nel mondo e vengono imitate, c'è un grosso beneficiare. Adesso non è molto intenzionale il beneficiare, non è che lo fanno perché si sentono tutti a Martino a cavallo, c'è anche un payback, però insomma. Ok, e quindi mi diceva che il fatto che in farma gli stipendi siano mediamente molto alti, in America, è indicatore del fatto che ci sia un problema di questo tipo. Lei parlava di monopolio, di eccessivi finanziamenti della ricerca di base e cose così. Quindi è come un'evidenza empirica di questa cosa. Cioè io vedo, noto questa cosa, campanello d'allarme, gli stipendi sono troppo alti, attenzione, forse ci stiamo buttando un po' troppi soldi, questa è l'idea più o meno. Sì, credo tranquillamente che siano maniere di arricchire alcune persone che potrebbero... Sai, in economia ci si chiede, tutte le volte in cui si paga un prezzo, si dà un sussidio, la domanda chiave, che è una domanda che molti non capiscono, ma che la risposta intelligente, che la domanda intelligente a cui bisogna rispondere è: se io ritengo, io qua potrebbe essere un consumatore, uno Stato, una regione, un gruppo di... Se io ritengo, nella mia valutazione personale, che l'atto X da parte dell'agente Y sia bene e desiderabile, quanto è necessario io gli paghi in una forma o nell'altra, prezzo di mercato, salario, sussidio, non cambia, quanto è necessario che io gli paghi perché lui lo faccia? La risposta intelligente è: ma siccome si tratta di spostare un soggetto X dal fare l'azione Z a fare l'azione Y,
se lui in questo momento fa l'azione Z, devo dargli il costo opportunità di smettere di fare l'azione Z più qualcosa. Okay. Che magari, magari l'azione Y è più faticosa dell'azione Z, e quindi devo dargli il qualcosa, deve essere ampio perché deve compensare per l'eccesso di fatica, o è più rischioso, o più imbarazzante, quello che vuoi tu. E noi chiamiamo questa cosa costo opportunità. Ok. Okay. No? Oggi il mio costo opportunità di passare questi tre quarti d'ora, quello che sarà, con te, è il fatto che non ho finito di leggere una cosa che volevo leggere. Ho dovuto chiedermi, tuo ragazzo, vale la pena? No, vediamo. No? Alla fine, se uno lo fa, evidentemente compensa il suo costo opportunità. Quindi i finanziamenti alla ricerca, così vanno pensati, no? Certo. Se io, quanto devo dargli perché facciano quella ricerca che desidero avere? La mia valutazione del tutto empirica e di altri è che gli stiamo dando troppo, cioè che farebbero le stesse cose anche se gli dessimo meno. È la stessa ragionamento che si fa per i grandi cantanti, no? Dice, oh Madonna, ma se non rendevamo miliardari a Beyoncé, non agitava il culo in pubblico in quella maniera, avremmo perso questo bellissimo deretano. Bellissimo, poi si fa per dire. E la risposta è sì, ma davvero ha bisogno di queste centinaia di milioni per agitare il culo in pubblico? Secondo me, se gliene davi un decimo, lo agitava lo stesso. Che si traduce in, se invece dai il copyright così esteso, glielo dai per 5 anni, secondo me era contentissima lo stesso. Okay. Perché? Perché il costo opportunità era agitare il culo nel bordello, quindi dubito che dubito che avrebbe scelto, no, se non divento multimilionaria vado a che? Ok? Qui ci sono ragionamenti brutali, gli economisti. No, ma certo. Ragionamenti brutali, ma i ragionamenti brutali sono quelli che ti riescono a far capire gli incentivi umani. E basta, quindi l'argomento è questo, quindi si estende dalla mi sembra palese. Allora, com'è che si vede? Si vede che è così perché, per esempio, se tu vai nelle università americane e guardi la corsa, la domanda per accesso alle università che hanno college, cosiddetto pre-med, cioè che ti prepara bene per la medical school, c'è una lotta al coltello, c'è un eccesso di offerta ai studenti. Ok. E infatti, quindi c'è della gente brava che resta fuori. Questo è l'effetto dell'eccesso. Non so se c'è della gente brava che resta fuori, c'è di sicuro una quantità enorme di persone che ci provano, ok, e che sono anche disposte a spese personali, sia di sforzo, di tempo, sia proprio di tutoring. Insomma, prepararsi per una missione non è banalissimo nell'economia di una vita, in un periodo in cui devi decidere cosa fare. Sì, però è palese che siccome fare fisica, chiunque l'abbia studiato, è intellettualmente, o anche matematica, ma anche economia fatta bene, è intellettualmente tanto difficile quando fare medical school, ok? Certo. Allora, siccome vedo dei comportamenti molto diversi dal lato medical school, deve essere che il payoff monetario aspettato, di prestigio sociale, se proprio vuoi, è particolarmente alto. È particolarmente alto. Ma sì, questo è vero anche qui in Italia. È simpliciter. Questo è vero anche in Italia, no? Non abbiamo mai avuto bisogno. Non neanche lontanamente in questa... neanche lontanamente, cioè, se, di nuovo stiamo, vedi, non stiamo parlando di teoria, stiamo proprio parlando di quantità, cioè sì. 10 è un numero grande magari, ma 100 è un numero molto più grande. Certo. No, ma parlavo del confronto tra medicina e fisica, noi non ci siamo mai trovati a dover mettere uno sbarramento all'ingresso alla facoltà di fisica, ok? Certo, perché la facoltà di fisica ha la facoltà di fisica ha due caratteristiche. Tutti sanno che è intellettualmente molto demanding, e pochi hanno capito che in realtà puoi diventare ricco. Sì, perché, certo. Perché pochi hanno capito, pochi si sono informati che se fai fisica matematica, capisci che so, stochastic differential equation, partial differential equation, numerica, bene, a Wall Street ti assumono a salari che cominciano a 300.000, sì. Poi vanno solo su. Succede, io... Adesso non facciamo troppo pubblicità, perché sennò gli amici che stanno a Wall Street si arrabbiano. Ho un milione di esempi. Ne conosco uno che ha studiato da noi
e ha lavorato ai paper sulle onde gravitazionali, sulla misura delle onde gravitazionali. Quindi lui faceva relatività generale numerica, simulazioni di relatività generale. Alla pubblicazione del paper è stato chiamato da Deutsche Bank, che gli ha proposto letteralmente il suo stipendio con alcuni zeri in più, no? Uno, due zeri in più. E lui, insomma, ha colto l'occasione giustamente per quello, no? Per ciò di cui parlava lei prima. Quindi Perché lo una fanno questione meno? di costi-benefici, no? Una questione Certo. di costi-benefici. Ho passato 8 anni davanti a Chino, davanti a un computer a simulare onde gravitazionali. Il mio l'ho fatto, volevo dare il mio contributo alla fisica e magari adesso vivo una bella vita in un altro paese, no? E quindi mi sposto. Interessante, interessante. Poi si aprirebbero un milione di questioni, no? Legate, perché Dipende da dove vuoi arrivare, forse avevi un tragitto mentale. sì, nel senso che il tragitto poi si. Abbiamo nominato tutta una serie di cose che lei mi ha parlato di Microsoft e Silicon Valley, no? A un certo punto mi ha parlato di queste cose qui che si sviluppano perché c'è ricerca di base, quindi sarebbe quasi naturale chiederle perché non si sviluppano da tutte le parti. No, però qui forse apriremo una cosa, no? Perché noi pur facendo ricerca di base non abbiamo Microsoft, noi dico Italia, io adesso vivo in Germania, ci sono altre cose, ma questo forse sarebbe una parentesi troppo ampia da aprire, o forse Oddio, no, o forse no. dipende fino a che ora vogliamo andare avanti. Dipende da lei, dipende da lei. Ah, Io beh, no, cioè io c'ho, diciamo, che ore sono? Le 3:30 e direi che cioè, andiamo avanti altro quarto d'ora, 20 minuti, mi no? sembra buono, mi sembra buono. Le devo Altrimenti. chiedere questo e una curiosità da fisico o un economista, quindi poi arriviamo in chiusura, ci servono altri 5 minuti. Ci servono altri 5 minuti, quindi teniamoci. Dimmi. No, prima le voglio chiedere questo. Prima le voglio Che chiedere cosa? per quella domanda che le ho fatto un attimo fa. Devo averla non Il percepita. fatto che in America nasca Microsoft e Silicon Valley, ok, ha a che fare con il modo in cui noi investiamo nella ricerca di base? Oppure ci sono un milione di altre cose intorno che. Ha a che fare con la qualità dell'università? No, perché lo proprio. Anzi, credo che una ricerca di base, adesso non voglio, in particolare nel campo vostro, Sì, beh, noi credo che siamo. l'Europa non abbia niente da invidiare agli Stati Uniti, cioè hai da invidiare in termini di risorse disponibili e numero di università, però no. No, credo che Microsoft, perché certe imprese nascono negli Stati Uniti è perché c'è qui una cultura diffusa, comune, sociale di fare l'impresa. Ok. E non di fare impresa nel senso un po' francamente imbarazzante, dai, sono tutti impresari, aprono tutti i bar. Ah, fanno tutti i baristi, o nessuno i proprietari di bar, il ristorante, la pasticceria, e fanno impresa, o fanno tutti il commerciale. Per carità, senza offesa, ma è tutto un lavorare con tecnologie relativamente primitive, c'è sempre una componente di rischio, ma con poco sforzo. Qui è una cultura, c'è un punto di vista diverso che è mi invento delle cose nuove e rischio, no? Poi Microsoft, e ovviamente non usiamo. Quindi, anzitutto c'è una quantità di gente che ci prova e poi fallisce, da cui ne esce uno che vince, che è 10, 100, 1000 volte l'Italia. Questo non c'entra niente con il finanziamento di ricerca di base, di altezza, di perimetro, di circonferenza. C'entra con una cultura diffusa della società e anche degli incentivi. Anche degli incentivi palesi. Esiste in secondo luogo, questo però ha più che fare no, direi che ha a che fare comunque con l'innovazione dall'Ottocento in avanti. Esiste un apprezzamento, uno studio, una validazione della cultura scientifico-tecnologica che noi non abbiamo. Questo è un tema che io ho dibattuto per anni. La ipervalorizzazione della cosiddetta cultura umanistica classica, adesso ci saranno i soliti che vengono a dire scemenze su Boldrin, Freddo,
non apprezza i classici, come se fossero tutti che leggono Sofocle all'originale. Ma andate No, a cagare. è che è questo il punto. Perché poi è una delle cose più pateticamente ridicole. Cioè, vedi quella roba lì? È tutta storia romana. Ma cioè, lì, ma queste sono le robe che sto usando adesso. Io ho Borges qua vicino, l'ho chiuso prima della telefonata, Soltanto le quindi. cose che sto utilizzando adesso, se vai giù dove c'è la libreria vera, a me fa ridere sta gente, tutti con la bocca piena. Vabbè, non importa. In realtà in Italia c'è un disprezzo della cultura in generale, c'è un'ignoranza diffusissima, sia essa classica, neoclassica, post-rinascimentale, tardo, abissinica, quello che vuoi tu. E all'interno di questo c'è un'ignoranza del mondo scientifico-tecnologico che fa ridere i pollastri. Okay? E quindi in un ambiente culturale del genere, sai, la probabilità che ti esca il Bill Gates di turno è bassa. E Basta. l'ambiente è talmente poco ospitale, io lo uso, ormai l'ho abusato questo esempio, perché è uno degli esempi più scioccanti. Ti escono degli ottimi ingegneri che si inventano Logitech, i mouse di Logitech, e disgraziati per andare a fare l'impresa devono andare a fare Logitech in California, perché in Italia non c'è un ambiente adatto. Sto parlando dell'impresa che fa appunto la webcam che sto utilizzando Sì, in sostanzialmente. questo momento. Erano italiani. Quindi persino le rare eccezioni capaci, o come quel signore, se mi ricordo mai, si chiama quello. Fisico italiano, infatti, che è il papà delle memorie. Mamma mia, vedi, io con la vecchiaia ci Difficilissimo. sto. Lo conosci sicuro? È uno famosissimo. Adesso c'ho proprio, in questo momento c'ho proprio l'amnesia. Vabbè, anche lui ha dovuto andarselo a fare negli Stati Uniti. Quindi non c'entra niente il finanziamento della ricerca di base, c'entra un ambiente culturale degenere in cui ci si riempie la bocca di poesia, letteratura, filosofia. Senza poi studiarla seriamente, Come piaceva Gentile, sì. Sono c'è tanto gentilismo verbale, ce n'è un po' di praticato, ma nella forma dell'erudizione e non dell'elaborazione, che è un'altra cosa. Si fa molta confusione. Si pensa che l'erudito, colui che sa citare, colui che sa memoria e basta, però non elabora, non crea, non mette assieme, no? Non ricompone, non ricombina. Certo. Gli elementi per creare qualcosa di nuovo, sia il vero intellettuale, se tu guardi quelli che vanno, no. Eco stesso, ecco, era un uomo di un'erudizione, ecco che è un po' il prototipo, no, dell'intellettuale dominante di moda italiano. È un uomo, una scrittura affabile, molto elegante, di un'erudizione mostruosa. Ha scritto dei romanzi che al popolo sono piaciuti, per carità, che erano anch'essi di tipo combinatorio, cioè ha ricombinato pezzi di letteratura, ma in termini di produzione scientifica, in campo della semantica e linguistica, proprio zero. Non c'è nessuna innovazione, che uno possa associare a Umberto Eco, come non c'è nessuna innovazione. Questo è un tema su cui ricorro frequentemente, perché in Italia c'è eccessiva adorazione. Anche qui c'è eccessiva adorazione di certa filosofia pseudometafisica molto di moda, e anche qui c'è una difficoltà che proprio di capire, vedi, per esempio, che è anche questa, a mio avviso, frutto di una forma di ignoranza diffusa. I dibattiti in Italia finiscono spesso in parentesi grafa 0, virgola, parentesi 1, chiusa parentesi grafa. Cioè, come se la scelta sia sempre binomiale fra i due estremi, no? Sto Capisco parlando con un fisico, mi capisci? Invece il mondo è parentesi rotonda addirittura 0, virgola 1, parentesi rotonda, cioè tutto. Sì, è c'è un bastasso. intervallo tra l'altro aperto per cui non ci sono neanche i limiti, non sai bene dove stai andando, andare avanti, con enormi varietà nel mezzo. Se Quindi basta una variabile sola, sì, nel senso. capisci? Quindi il problema non è tutta la filosofia fa schifo, tutta la filosofia è No, una ma è meraviglia. chiaro, ma è chiaro, ma è Sì, no, chiaro. ma se tu ascolti il dibattito italiano, finisce in queste scemenze. Sì, tu balzi la Il mano e. problema è che, cioè, francamente, c'è un tot di gente che scrive cretinate, quindi li butti via. Poi ce ne sono alcuni che scrivono cose interessanti su alcune cose, tieni quelli, devi dargli il peso adeguato. Non è che la scelta è fra 0 e 1, potresti dargli come peso 0,378915, che è un numero positivo maggiore di 0 e minore di 1. No, questa Sono cosa non problemi capisci? di ottimo e sono complicati, nel senso. Cioè, no, non c'è un bilanciamento. Quindi, secondo me, è soprattutto l'ambiente culturale che è diventato un ambiente sociale di incentivi,
E poi sì, per carità, questo si accompagna al fatto che il sistema finanziario, se vuoi per creare la startup di rischio, non ti appoggia, il venture capital non c'è, tutte queste cose, ma oserei dire che sono nel lungo periodo prodotti di un ambiente socioculturale ostile all'applicazione della scienza e della tecnologia e alla sua applicazione diffusa, rischiosa nell'ambito imprenditoriale. Perché in questo tipo di analisi è sempre difficile, è sempre rischioso, ci si espone sempre al rischio di invertire la causa e l'effetto. Quindi la sua opinione è che il punto di partenza, poi sono sempre sistemi di feedback, quindi si autoalimentano, sono highly non linear, ok, tutto quello che vogliamo, autointeraggenti, come diremmo noi, eccetera, eccetera. Ma la radice del problema è una radice culturale, questa è. Che poi tutti i discorsi sulla scuola, il classico, questa sua battaglia in particolare è una battaglia che io condivido pesantemente, ok? Sì, devo dire che chiunque sia stato per davvero all'estero a lavorare, a studiare, non da fanciullo privilegiato in qualche scuola snob inglese o fanciulla, chi l'abbia provato, poi capisce, è banale. Anch'io lo capii, quando me ne arrivai negli Stati Uniti avevo anch'io, essendo figlio di quella cultura lì, una visione di ero il più figo di tutti, sapevo tutto io, ci è voluta la pazienza, l'intelligenza e la cultura del mio amico David Levine, a convincermi in 15 anni di dibattiti che no, che l'intero modello scolastico italiano fondamentalmente è da buttare, ma darci ma a capo. E poi rifarlo, non scoppiazzando l'americano o il finlandese, ma riflettendo sulle fondamenta, su cosa deve servire la scuola, dalle elementari ai dottorati. Che è molto dura alzare la mano e provare ad accennare, ma anche solo vagamente, che forse Ti imparare a usare picchiano! un computer a scuola sarebbe importante. Picchiano, ti No, picchiano. Si picchiano. che Cioè, linciaggio, alla ti si fine, se espone. non ti picchiano solo perché sei a St. Louis, e non C'è una riesco a fare. webcam. Se ci fosse, se, avreste, se voi benedetti, se foste riusciti anche a trasportare un po' di materia, Certo, certo. io avrei gli occhi anneriti dai pugni Ancora una volta, ma sa, buchi neri, wormholes, tutti questi discorsi Ecco, qua. non so Magari se è una un cosa del giorno genere riuscirò. che mi esce il solito borghesuccio avvocato con paglietta Certo. del liceo classico, la puzza sotto il naso, e dice: ma come? Ma io se c'è cosa Lei non... mi dia 2 anni e le prometto che riuscirò a Togli portarle quell'avvocato Galimberti da là. in ufficio. Galimberti in ufficio con un Galimberti il wormhole. plagiaro, vivo anche senza, grazie. Dimmi, dammi. Allora, dai, andiamo avanti, che sennò io devo davvero andare fra un Sì, po', perché le sennò faccio un'ultima domanda, ma vengo questo ha picchiato. chiacchierata interessantissima, io la ringrazio, le lascio questa, la prenda come spunto finale da non. Io sono, no. Teorico, fisico, mi terrorizza l'idea di fare scienza sugli esseri umani, perché gli esseri umani sono degli oggetti complicatissimi che prendono delle decisioni e questo, le mie particelle, tra le altre, io posso mettere decine di miliardi di particelle ogni secondo in un acceleratore e raccogliere un sacco di dati. Ok? E posso separare molto bene le variabili, cosa che nelle scienze sociali deve essere incredibilmente difficile. Eh sì. Com'è fare un esperimento da scienziato sociale o da economista? Cioè, come funziona? Come posso testare i miei modelli? Ce la faccio? Ma guarda, questo deve essere lunghissimo. No, secondo me no, non si testano. Ok. Siamo letteralmente a livello di metafore. I modelli economici, perlomeno quelli di equilibrio generale, quelli che parlano del complesso delle economie, sono delle metafore. E l'uso di strumenti formali serve solo una cosa, serve a evitare di dire cose addirittura autocontraddittorie, ok? Che sarebbe ancora peggio. La metafora che si autocontraddice, in cui tutto è possibile, insomma, è un po', no? Almeno ti impongono questa disciplina, eviti di dire cose contraddittorie con le tue ipotesi, cerchi di guardare quali siano, di capire quali siano le conseguenze logiche di certe cose che dici, che affermi essere vere del mondo, quindi quando sono platealmente contrari a quello che ti aspetti o platealmente contrari a ciò che è vero, dici: beh, aspetta un attimo, no? Se io continuo a predire che tutte le volte che alzo il prezzo
la domanda di un certo bene cresce, beh, devo aver sbagliato da qualche parte. L'assunzione che ho fatto deve essere una cazzata da qualche parte, perché nel mondo, obiettivamente, i casi in cui all'aumentare del prezzo cresce anche la domanda sono così rari da essere delle eccezioni che si studiano come tali e non come regole. Ecco. Quindi, anzitutto, serve a quello. Ed è, e credimi, è tantissimo, perché la complessità di certi argomenti è tale che lo strumento matematico, grazie a Dio, ti protegge da quello. Poi, su alcuni, come ben sai, la misurazione ha sempre un intervallo di confidenza attorno. I nostri certo. sono giganteschi, ma non sono infiniti. E quindi almeno definiamo the ballpark, l'ordine di grandezza, ok? Sì, di certo. certi parametri, di certe cose, che è meglio di niente, no? Mancherebbe. Quando uno mi dice che se lui, appunto, perché tutti gli economisti hanno sempre riso degli argomenti stile Laffer Curve, perché mentre sappiamo che è vero che l'offerta di lavoro è reagisce alla tassazione in generale, no? Perché sappiamo che l'ordine di grandezza di quell'elasticità che era richiesta per rendere le predizioni di Laffer e di tutti i Laffer che da allora sono spuntati anche solo vagamente realistiche era 3 volte quella che sappiamo essere vera, quindi era impossibile dal punto di vista empirico. Okay. Dal punto di vista logico la cosa ci stava. Dopodiché, cos'è che si riesce a testare? Si sta cominciando un po' a testare proprio cose molto micro, siccome una grande parte della ricerca si basa su ipotesi molto specifiche, dettagliate a livello di singolo individuo isolato, sulla versione a rischio, sull'ordinamento delle preferenze, sulla loro transitività, completezza, su cose che chiamiamo tipo indipendenza delle alternative rilevanti con assioma e teoria della scelta, sulla propensione all'impazienza, in laboratorio, attraverso situazioni sperimentali che sono fondamentalmente mutuate e migliorate, io direi, rispetto a quelli dei laboratori della psicologia clinica. Sì, e negli anni recenti, con la leadership anche di alcuni italiani, fra cui uno, Aldo Rustichini, forse ti piacerebbe intervistare all'Università di Minnesota, abbiamo anche infilato, io ho solo guardato, esseri umani in MRI machines, certo, per cercare di vedere la reattività a livello cerebrale, la sua localizzazione di certe particolari funzioni cerebrali. Ecco, una persona che lo fa tanto, che è molto bravo, però lo fa sulle scimmie, però ci ha permesso di capire abbastanza, per esempio, il preference ordering delle scimmie, è Camillo Padoaschioppa, che è professore alla scuola di medicina qui, nel Dipartimento di Neuroscienza, e che lavora su problemi che sono di teoria delle decisioni per gli economisti. A quel livello abbiamo cominciato negli ultimi, direi, 10-15 anni a testare, però sono modellini, da lì a mettere insieme 5 miliardi di questi e cominciare a produrre anche solo una teoria minima di come ci si comporta sui mercati. Cioè non è come quando noi prendiamo un atomo di gas e ci facciamo meccanica statistica poi, no? Non è. No, tesori, perché gli atomi sono tutti uguali, mentre già io e te siamo diversi. No, è una chiaro, cosa che tutti quelli, avendo vissuto la Santa Fe Institute dall'inizio, e avendo poi abbandonato i troppi amici fisici, biologi e altro che sono arrivati con tono imperialista nelle scienze sociali, cioè adesso vi spieghiamo tutto, non sono riuscito a capire questa banalità che Planck aveva capito. Sì, sì, ma infatti le formiche behavioralmente anche a livello di DNA sono fondamentalmente identiche, io e te no. Ecco, anche se abbiamo il 97,5% del DNA in comune, guarda, la diversità. No, ma ci sono delle cose che si chiamano coevoluzione, genicultura, tutta una serie di cose che fanno sì che non funzioni. Il 3% che abbiamo di diverso rende il tuo comportamento e il mio in situazioni analoghe così diverso che è inutile trattarci come uguali. Ma questo, e quindi non siamo atomi, non siamo ioni, non siamo neanche coglioni. Quindi, sì, ma io continuo a pensare di aver scelto la cosa facile, ok? Io continuo a pensare di aver... Poi noi, ovviamente, noi tendiamo a complicarla il più possibile. Nel senso che, essendo... È diverso, perché è difficile perché c'è un livello di astrazione che siete riusciti a raggiungere, su cui noi abbiamo giocato. Io appunto ho giocato con modelli di chaos, cose molto astratte, quando avevo la tua età il cervello funzionava un po' meglio, era più capace di elasticità geometrica. Adesso ha meno elasticità geometrica, quindi mi occupo di storia. No, davvero così. Ogni tanto
mi guardo i vecchi libri di termodinamica, statistica, dico, ma chissà perché mi divertivo così tanto quando avevo 30 anni, o 27. E quindi, per carità, però sai, c'è una differenza fra il livello di astrazione e di sottigliezza analitica a cui devi riuscire a pensare e la complessità del problema per sé. Certo. La complessità del problema, cioè noi non abbiamo ancora avuto un cannocchiale per guardare le macchie solari e scoprire che la Luna non era bella tutta piatta, ma c'aveva le rughe. Cioè, non a caso abbiamo avuto prima il nostro cannocchiale, non credo, no? Sì, prima è arrivato il cannocchiale, poi Galileo, che era sveglio abbastanza, ha detto adesso lo uso. Bene. Ok, bene. Davide, molto piacevole. Anche per me. Spero i tuoi ascoltatori, i tuoi cromonauti. Cromonauti, sì, i navigatori dei colori. I tuoi cromonauti. La ringrazio molto per questa partecipazione e per tutte le cose che ci ha insegnato. Quindi cerchiamo di portarcele a casa. Raccontato 2 o 3 cose. Beh, prezioso. Buona serata a tutti. Buona serata a lei. Buona serata a lei. Ai crononauti, che non venga fuori. Ai crononauti. Cromo mi sembrava più adeguato, anche perché hai un ambiente cromaticamente potente alle tue spalle. Cromaticamente potente, sì, mi sono improvvisato. Purtroppo il lockdown funziona così. Ciao, bello. Arrivederci. Grazie, ciao.